Marco Gentili, il marito di Benedetta Rossi, ha fatto alcune importanti confessioni dopo la cessione della società a Mondadori. Marco Gentili è il marito della nota food blogger Benedetta Rossi e l'uomo che da anni gli fa da spalla, dato che insieme condividono la vita sia sentimentale che professionale. Marco Gentili e Benedetta Rossi non sono infatti solamente marito e moglie, ma anche soci. Come constata il sito, libero.it, lavorano insieme da anni, addirittura da ancora prima che diventassero food blogger. Gestivano l'agriturismo che li ha resi noti e vendevano saponi online. Oggi sono i cofondatori della società, Fatto in Casa per Voi, di cui in questi giorni si sente parlare molto, visto il recente accordo che hanno fatto con Mondadori Media. La cessione del 51% della società alla Mondadori ha infatti fatto finire la coppia sulla bocca di tutti, per lo scalpore che ha fatto. Purtroppo però, stando a ciò che hanno raccontato a Fanpage Spettacolo, sia Benedetta Rossi che Marco Gentili erano consapevoli del fatto che la situazione sarebbe precipitata in questo modo e che la cessione alla Mondadori avrebbe fatto notizia. Non c'era però altro da fare. L'errore che avevano commesso era troppo grande. Una notizia che ha fatto scalpore, stando a ciò che riporta Fanpage, nel momento in cui chiunque è venuto a conoscenza della cessione di parte di Fatto in Casa per Voi alla Mondadori, sia Benedetta Rossi che Marco Gentili hanno voluto spiegare il motivo che li ha portati a fare una scelta simile. Lo hanno fatto attraverso i social, le piattaforme attraverso le quali si ritrovano ad aggiornare continuamente i loro fan con tutto ciò che gli succede intorno. Premettendo che nulla dopo quella cessione sarebbe cambiato nelle loro vite, hanno voluto spiegare le ragioni per le quali si sono ritrovati a fare questo estremo gesto. Pare che alla base ci siano dei loro errori, una scelta drastica dovuta a tanti errori. Anche se non abbiamo fatto vedere i momenti di sconforto, di difficoltà, dobbiamo dire che abbiamo commesso anche tanti errori anche abbastanza gravi con le persone e alcune scelte. Quindi è da tempo che cercavamo un partner che ci aiutasse sotto questo aspetto. Questo è ciò che ha spiegato Marco Gentili sui social, cercando di dare una spiegazione a questa inaspettata cessione, che ha scongiurato il rischio a quanto pare di perdere ingenti somme di denaro tra le altre cose. Adesso però si sentono molto più sicuri, dopo aver fatto questa cessione. Aver preso una decisione del genere è per loro motivo di forti responsabilità, ma anche soddisfazione, che sicuramente avrà degli effetti positivi in futuro.